E rieccoci qua, un'altra puntata di Liguria Live. Questa sera tante cose davvero, una puntata bella ricca. Avremo come al solito il Caribe Club, tanti spettacoli, un compleanno molto importante. Avremo una nuova inviata che vi presenterò tra poco, un nuovo locale, pizzeria, ristorante e un'intervista veramente a un professionista del settore, che è una roba, una stuzzicheria. Quindi, inoltriamoci in questo ricettacolo notturno, non prima ovviamente della sigla. Benvenuti. E iniziamo subito presentandovi, come vi ho detto prima, la nuova inviata. Facciamo un po' come l'Evelino o le Valette di Sanremo. Adesso abbiamo una mora, bella, insomma, una donna bella procace, la vedrete, però molto simpatica. Un po' potrei chiamarla anche la Monica Bellucci dei Noatri, perché no? Poi capirete il perché. È stata al Caribe perché c'era un compleanno molto molto importante, quindi vediamocela. Rosita, vai! Ciao Gabriele, grazie mille per la linea. Siamo al Caribe Club di Corso Italia. Questa settimana siamo venuti ben 2 volte a trovare i nostri amici del Caribe, perché venerdì abbiamo un evento molto particolare. Venite con noi, seguiteci, vi aspetto. Desde un tétrico hospital donde se hallaba internado, casi atrónico y rodeado de un silencio sepulcral. Con su ternura habitual, la que siempre demostró, quizás su respuesta no, desde su lecho sombrío, un enfermo amigo mío esta carta me escribió. Querido amigo, quisiera Rocco Mariani. Allora, Rocco Mariani è un grande amico, prima di tutto un grande capo e un grande dirigente dell'industria latinoamericana qui a Genova. Beh, chi è Rocco Mariani? Diciamo che è uno dei creatori del mondo latinoamericano a Genova. È una bravissima persona che ha portato a Genova il ritmo latinoamericano. Un grande. Per me Rocco è una gran persona, un gran professionista e gli voglio tanto bene. Rocco è il papà di tutti noi. Rocco Mariani è un carissimo amico, è un amico dei giovani e anche dei meno giovani. Chi è Rocco Mariani? Rocco Mariani è il papà del latino a Genova. Allora, Rocco Mariani è una persona che ha dedicato tanti anni della sua vita, una passione che gli è nata tantissimi anni fa con il latinoamericano. È stato un po' il papà di tutti quelli che oggi fanno latinoamericano, quindi bene o male sono passati sotto la sua ala protettiva e poi piano piano si sono staccati verso le alte strade. Sono tantissimi anni, per cui auguri Rocco. Grande personaggio, è unico, perché devo dirlo, è brava persona, semplice, che devo dire? Lo vogliamo tutti quanti bene. È il papà, qua a Genova si può dire che è il papà della salsa, tutto grazie a lui. Tutto, diciamo, il mondo caraibico qua in Liguria, a Genova in particolar modo, lo dobbiamo a lui. È stato il primo a portare queste discipline qua su Genova. È un grande, è il mio capo, ma non è il mio capo, è boh, mio padre, di più, mio fratello, se no il padre sembra troppo vecchio. Beh, Rocco Mariani è una grande persona, diciamo che è Lady Torres di Genova. Tanti auguri, Rocco. Grazie, grazie, grazie. Sono tanti, ma vabbè. Ma veramente quanto tempo sono nel mondo latino che ci sei, Rocco? Beh, nel mondo latino 18 anni e l'ho festeggiato il mese scorso. Da quando vivo nel mondo dei locali, adesso sono 44 anni. Diciamo che hai inaugurato la scuola, rinnaugurato, cioè la nuova sezione della scuola, giusto? Sì, ho reinaugurato una nuova sezione della scuola, tra l'altro sono veramente contento perché
abbiamo 59 corsi di ballo diverse. Stiamo abbracciando un pochino tutto, non solo il latino, ma sono veramente contento perché risponde bene la gente. Cioè, ci puoi elencare qualche corso, diciamo così, qualche nuovo ballo che c'è questo inverno? Allora, abbiamo kizomba, salsa milonga, il flamenco, l'hip hop. Adesso probabilmente metteremo anche il kumpa, che è un altro modo di ballare haitiano. Poi abbiamo le danze folcloriche dal mondo, tra l'altro sono molto contento di questa perché ci sono tante persone, il country, tutti gli stili del mondo latino, tutti. Ebbene, la Rosy la troveremo tra poco, intanto adesso ci trasferiamo al Sestri Ponente, dalla trattoria, pizzeria, braceria, zio Simo, dove c'è stata, da quanto mi hanno detto, una festa della birra, quindi immagino l'allegria della serata, e quindi gustatevela e vedetevela. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountain, Shenandoah River, life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home, country roads. All my memories gather round her, minus lady, stranger to blue water. Chi è lo zio Simo? Lo zio Simo è un locale che è nato nel 2002, è una pizzeria braceria dove facciamo fiorentine, tagliate, spiedini, salsiccia, pizze, farinata, focaccia al formaggio, birra. Facciamo divertire la gente, cerchiamo di intrattenere in tutti i modi possibili. Qui a fianco un fusto un po' particolare. Sì, questo è un fusto che viene direttamente da Monaco, una birra caduta, senza gas, molto buona, una birra che non gonfia, che fa assaporare sia la pizza che la carne in maniera giusta. Da zio Simo si possono trovare anche degli eventi particolari? Sì, da zio Simo si possono trovare degli eventi particolari, tipo la serata del galletto, la serata della fiorentina, la serata solo farinata e altre mille serate, poi accompagnate da birra buona, vino buono e soprattutto finali con zuccherini, battesimi, e chi ci conosce sa e chi non ci conosce deve venire a, provare. Dove si trova zio Simo? Zio Simo si trova a Sestri Ponente, in via Ramiro Ginocchio, a 20 metri dalla via principale che è via Sestri. Vi aspettiamo numerosi e vi ringraziamo. L'arredamento è molto particolare. Sì, l'arredamento è un arredamento western, giusto per riprendere un pochettino i periodi che ci sono adesso. Dobbiamo stare attenti, quindi cerchiamo di portare sempre allegria alle persone che entrano qua dentro, e l'arredamento fa parte di questo per distrarre anche un po' la persona e non entrare in un posto qualunque, un po' personalizzato. Excuse me ma'am, I saw you walking, I turned around, I'm not a stalker. Where you going? Maybe I can help you. My tank is full. Ma qui allo zio Simo avete anche delle promozioni? Sì, certo, la promozione che va più adesso, che dura tutto l'anno, è che se mamma e papà ti portano a mangiare la pizza e hai meno di 12 anni, il bambino la pizza naturalmente gliela offre zio Simo. Non vale al sabato, ma per tutti gli altri giorni della settimana funziona bene, quindi famiglie venite numerose che i bambini non pagano.
Avete visto che belle serate, beh, sono le serate migliori, in allegria, simpatia. E adesso stemperiamo un attimo perché ci trasferiamo a conoscere un grande personaggio, un grande produttore musicale che ci ha ospitato nel suo studio, uno studio di registrazione aperto a tutti quanti, fa anche dei corsi che ve ne parlerà appunto nell'intervista che ho realizzato. E quindi trasferiamoci nel mondo della musica con Roberto Vigo. E siamo qua con Roberto Vigo nel suo studio di registrazione, pieno di macchinari fantastici. E spiegaci un po' cos'è il tuo lavoro, dove siamo. Siamo al 010 Studio, che è uno studio di registrazione che offre i propri servizi, dalla produzione di demo al disco, a qualsiasi tipo di utente musicale, di gruppo, di cantautore, di musicista ed artista. Quindi questo è un po' quello che facciamo qui, produciamo musica. Io so che, perché ovviamente me l'hai detto prima nella chiacchierata che ci siamo fatti, che non è solamente studio di registrazione ma anche collegato a dei corsi. Sì, ogni anno organizziamo un corso per tecnico audio, quest'anno siamo alla 8ª edizione con un buon successo di allievi, e sono corsi che insegnano a fare questo lavoro, servono al musicista per saperne di più sulla propria strumentazione, su che cosa acquistare, e c'è anche una bella opportunità di lavoro in quanto attraverso questi corsi io posso dare del lavoro presso una struttura di Costa Crociere che si chiama Music Studio, che è a bordo di Costa Pacifica, appunto permettendo agli allievi di andare a fare il lavoro del tecnico audio a bordo di una nave da crociera. La cosa molto particolare che mi ha appunto colpito è che uno studio di registrazione in una nave da crociera. Esatto, perché Costa Pacifica è la nave della musica, il tema di tutta la nave appunto è la musica in ogni sua forma, e all'interno c'è un piccolo studio di registrazione che serve agli ospiti per provare l'esperienza di registrare in uno studio, registrando con dei professionisti, e quindi è un'esperienza unica che offriamo agli ospiti di Costa Pacifica. E i miei tecnici, che lavorano appunto a bordo del Music Studio, danno la possibilità di provare questa nuova esperienza in un ambiente dove in genere non si potrebbe fare una cosa del genere, perché comunque è una struttura unica al mondo. Yes, we were born. Mettiamo il caso, io sono un ragazzino che gli piace cantare e ha voglia di provare a sfondare. Posso venire allo 010 Studio? Devi venire allo 010 Studio. È il primo step, è produrre qualcosa che ti possa rappresentare musicalmente. Quello che facciamo qui è cercare di prendere l'essenza di quello che è un'esecuzione, di quello che è un'espressione artistica, ottimizzarlo al meglio e cercare di creare un prodotto che possa essere ascoltabile dalle radio alle televisioni, a qualsiasi tipo di media. In pratica prendiamo ciò che è l'artista e cerchiamo di esaltarne le caratteristiche. Può venire da ragazzino a chiunque voglia. Però in questo studio ci sono delle caratteristiche tecniche molto particolari, sono anche vintage, vero? Sì, ci sono un bel po' di strumenti a disposizione dei musicisti, dei gruppi, dei cantautori, di chi vuol venire, come il pianoforte a coda. Abbiamo una bella selezione di pianoforti elettrici anni 70, mini Moog, edizioni vintage del 61 e del 65, di bassi e di chitarre, un sacco di amplificazioni, insomma quello che magari può mancare nell'arsenale di un musicista è possibile trovarlo qui. Sì, sono un po' di strumenti rari che sono a disposizione dei nostri clienti.
Ed è giusto per fare un po' di pettegolezzo, Roberto Vigo era il produttore musicale di Andrea Celeste della puntata precedente, vedete com'è il mondo è piccolo. E invece adesso ci trasferiamo a suon di rumba, baciata, cia cia cia, alle Estrella per un'altra grande sabato notte. Vai amigo! Bueno mi gente, estamos en un fin de semana más en la discoteca Estrella, hoy con la fiesta de crema whisky. Tú me enciendes poco a poco, lentamente, eres dueña de mi mente. Pero ¿por qué abusas sin piedad? Y me miras insistente, me cortejas suavemente. Como una gata de barriada, rondas por mi tejado en las madrugadas. Cuéntanos un poco cómo la está pasando. Bien, chévere, me estoy divirtiendo. Invita a tus amigos a que vengan a la Estrella. A toditos. Diles algo bonito, ¿eh? Claro. Súper bueno, súper rico. ¿Cómo? Invita a tus amigos a que vengan a la discoteca. ¿Qué le dirías tú? Ya, pues chicos, vengan a la discoteca, se pasa súper chévere, ¿eh? Ok, ya saben, muchachos, no falten. Y bueno, estamos entonces con unas amiguitas aquí en la discoteca Estrella. ¿Cómo la está pasando tú aquí? Súper que bien, fantástico. Me estoy divirtiendo a lo máximo. ¿Esa tortita es tuya? Sí. ¿Cómo hacías en la discoteca Estrella celebrar tu cumpleaños? Porque me divierto a lo máximo, al 100%, con las músicas, siempre están ahí al día. Vengo a la Estrella siempre, forever. Ah, porque me trajeron mis hermanas y se la pasa de requete bien aquí. ¿Se está divirtiendo, sí? Tanto, tantísimo. Invita a sus amigos, amigas, que vengan para la discoteca. Invito a todos mis amigos que vengan a la discoteca Estrella a divertirse. Gracias, espero que se sigan divirtiendo, muchachos. A ver, ahora me toca hablar italiano. Solo con una ragazza bellísima con la discoteca Estrella. ¿Cómo estás pasándote? Bellísimo, Juan, es maravilloso. ¿Es la primera vuelta que viene? La segunda. Divertida tantísimo. ¿Es la primera vuelta que mandaste? ¿La segunda? Maravillosa. Invita tú y a mí, chicos, a venir. Venite tutti qua, è meravigliosa. De lo mejor, porque es la mejor discoteca de Génova. Invita a tus amigos a venir acá, diles algo. Pues ellos vienen siempre por acá todos, porque acá es lo mejor, se pasa recontra que... ¡Qué bien! Los otros son solo invitaciones. Y el sábado no se lo pierdan, que como siempre, al 100%, discoteca Estrella, al máximo.
E adesso ci ricolleghiamo con la nostra Rosy, che sempre al Caribe ha seguito uno dei grandi spettacoli. Come vedete, ogni settimana vi proponiamo veramente dei grandi professionisti. Questa settimana c'erano Los Hermanos. Ha fatto anche qualche intervista, quindi di nuovo ti cedo la palla. Rosy. Club in compagnia del Los Hermanos, che sono per la seconda volta in questo locale. Siamo in compagnia di Matteo, che adesso ci descriverà un pochettino cosa fate. Innanzitutto ciao a tutti e buonasera, bentornati qua al Caribe Club. Allora, questa sera presenteremo per la seconda volta qui ospiti al Caribe una coreografia composta da quattro coppie del gruppo Los Hermanos, formato dalle nostre ballerine Denis e Claudia e Matteo e Davis. E questa sera con noi balleranno il gruppo dei nostri ballerini e presenteremo una coreografia di un misto di varie discipline, dalla danza latinoamericana come di base, di salsa Los Angeles style, l'afro, un po' di kuduro. È uno show molto tematico, è un tributo agli Stomps, un gruppo americano, e noi appunto porteremo questo tributo qui al Caribe Club grazie all'ospitalità di Rocco, che come sempre dà opportunità ai gruppi di farsi vedere, di farsi esibire, per portare avanti sempre la cultura latinoamericana. Benissimo Matteo, vuoi anche dirci i vostri prossimi appuntamenti quali sono? Siamo appena reduci da un congresso internazionale in Svizzera, e poi nei prossimi appuntamenti saremo comunque in giro per l'Italia, anche congressi internazionali, e per portare avanti comunque il nome anche dell'Italia. Noi siamo italiani, quindi vogliamo dare anche noi la nostra immagine, la nostra conoscenza in tutti i settori. Allora, dalla mia sinistra abbiamo la mia ballerina Denise Napoli, poi abbiamo un altro ballerino Karim Nur, poi abbiamo Federico Prince Grois, poi abbiamo Claudia Resta, Martina Papa, Matteo Stocchino e Giada Damario, e manca mio fratello Los Hermanos Davis Di Fiore.
Avete visto, ma sono veramente fantastici questi ballerini, ogni volta che li vedo, altro che Ballando con le Stelle. E siamo giunti al termine anche di questa puntata, bella ricca. Vi do appuntamento, come ho al solito, ogni giovedì alle 23.10 su Tele Liguria, oppure in replica a lunedì. Se volete su Facebook Liguria Live, chiedeteci l'amicizia, oppure andate su YouTube, ci sono tutti i video, tutte le puntate su Liguria Live Web TV. Che dire, ci si vede alla prossima, non mancate. Ciao!